Sono Gianluca Marchesi, siamo i titolari della più antica legatoria di Milano. Io personalmente ho sempre vissuto questo ambiente da quando sono nato, perché mio padre lavorava qui, ha avuto la cura di avvicinarmi all'arte in generale e, finita la scuola, ho iniziato a lavorare e a imparare il mestiere in questo ambiente dove c'erano più operai un tempo. Okay. Questa è una vecchia location, siamo qui dal 1919. L'azienda è molto più vecchia, come abbiamo già detto, quindi ha anche strumenti di lavoro che hanno più di 150 anni. Nel laboratorio di stampa, che è il più affascinante, c'è una collezione di punzoni, rotelle da stampa, cliché in bronzo o in ottone da stampa. I punzoni sono accumulati e collezionati praticamente dalla seconda metà dell'Ottocento fino all'altro ieri, voglio dire, qualcuno magari ci fa fare un disegno particolare, io devo ordinare all'incisore, che ormai sono pochissimi, questi strumenti fatti in ottone. È ufficialmente datato intorno al 1600 in Francia, poi si sviluppa in tutta l'Europa e fuori. Il concetto base è il seguente: c'è una vasca più o meno grande, a seconda dei formati di carta che vogliamo marmorizzare. I colori, di qualsiasi tipo essi siano, sia olio, a tempera o di altra tipologia, vanno resi leggeri affinché quando li fai cadere nell'acqua non mi vadano a fondo ma si espandano, che è una cosa bellissima da vedere e per quanto mi riguarda è anche una terapia rilassante eccezionale. È comunque un procedimento interessante, bello e creativo, proprio bello da fare. Il lavoro di legatura di un libro consiste in tante fasi. Può venire naturalmente in varie modalità e in vari modi. E può essere una legatura semplice, una legatura complessa. I materiali che si usano possono essere tela, pelle, tele moderne, plasticate. Si può cucire, non cucire, incollare. C'è tutta una tipologia. Dunque, adesso nel mondo contemporaneo che viviamo c'è una grandissima attenzione e sviluppo di tutto ciò che è il digitale. Incominciamo a capire che in realtà resta la passione, l'amore e comunque l'avvicinamento anche dei giovani al concetto della carta. C'è un concetto tattile, il concetto del toccare, il concetto dello sfogliare, il concetto di vedere un colore che è presente nel suo essere anche materia. Prendo il mio libro e il solo fatto di aprire questo libro, di toccare la pagina, di immergermi con la mia fantasia, entrare in un mondo che il libro mi racconta, è insomma ancora una cosa estremamente piacevole che ha il suo perché.